L'assassino era pronto ad uccidere ancora. Emergono nuove sconcertanti confessioni sul delitto Panzieri. Con l'interrogatorio di Michael Alessandrini avvenuto venerdì all'interno del carcere di Villa Fastigi, che ha portato alla luce nuove scioccanti dichiarazioni. È stato infatti Alessandrini a dichiarare davanti al giudice delle indagini preliminari Antonella Marrone di avere nel mirino altri due amici di Panzieri che nella sua mente erano, come il suo amico d'infanzia, peccatori. Di cosa però sembra non saperlo o non volerlo ammettere nemmeno lui, che continua semplicemente a ripetere di aver adempiuto ad un compito ordinato dal suo Dio. La follia religiosa lo porta a non aver nessun ripensamento sul massacro, anzi le testuali parole dell'interrogatorio sono state «volevo ucciderne altri due», svelando nome e cognome di due amici di Panzieri che verranno ascoltati dagli inquirenti per capire se avessero avuto contatti o richieste di incontri con lui nei giorni precedenti l'omicidio. L'avvocato difensore Salvatore Asole chiede una perizia psichiatrica. Alessandrini non vuole uscire dalla cella ed ha con sé soltanto la Bibbia, dichiarando di non avere né genitori né parenti, ma solo il suo Dio. Quel Dio che l'ha portato ad ingannare il suo unico amico, facendogli credere di aver lasciato un regalo per lui in bagno, per poi ucciderlo con 15 coltellate. Deliri che gettano altro sale sulle ferite di un dolore senza fine per una morte senza senso che sabato ha attraversato il culmine del suo apice emotivo col funerale nel Duomo di Pesaro e oltre 300 persone raccolte attorno allo strazio inconsolabile della famiglia Panzieri, a cominciare dall'omelia di Don Stefano Brizzi. Perché quello che è avvenuto lo scorso febbraio ha segnato profondamente la vita di una famiglia, la vita di una comunità, la vita della nostra città. Cerchiamo questa mattina insieme di stringerci con tutto l'affetto possibile e quella preghiera che scorre dal cuore intorno alla famiglia di Pierpaolo, alla mamma Laura, al padre Pietro, a Gianmarco, al fratello, ai nonni, ai zii, ai familiari, alla grande cerchia di amici che aveva. Possa la nostra vicinanza, la nostra preghiera essere un piccolo riflesso importante dell'amore di Dio che riesca a illuminare almeno in parte il buio del loro dolore. Sull'altare anche una cugina di Pierpaolo che ha letto una delle poesie che Pierpaolo amava scrivere. Troppo sarà forse detto dopo la mia morte. Coperto di terra aspetterà le inconsce parole, senza potermi esporre altro che io, lasciando eludere i soli confusi di un qualcosa che mai potranno avere, lanciando invidia e gelosia. Ci penserà la stessa vita a farmi tacere, uscendo di scena con eleganza e cortesia. Grazie Pier per quello che ci ha lasciato, e non parlo solo delle tue poesie, ma anche del tuo sorriso, dei tuoi bellissimi occhi, del tuo cuore buono e della tua passione che contenevi tutte le cose che facevi e che avevi. Ti ricorderemo e ti guarderemo per sempre di tutti noi, ogni giorno, ricordando la persona meravigliosa che eri. Ti vogliamo bene, Pier, la tua famiglia e i tuoi amici.